Tutti i giorni, nonostante il programma pieno, gli astronauti devono fare esercizio fisico. Il programma spaziale include corsa, bicicletta ed esercizi con la corda. Supponiamo che per un'ora al giorno, per tutti i giorni, corriate in uno spazio esiguo, guardando una parete spoglia. Che cosa potrebbe mancare su quella parete spoglia? È la bandiera che manca nella parete spoglia proprio in fronte alla vostra faccia? Non sarebbe più appropriato invece avere un monitor che mostra informazioni? È veramente molto più appropriato avere una bandiera al posto di un monitor in fronte ad un astronauta per un tempo di ore? L'astronauta non è estremamente allenato, l'astronauta non ha molteplici capacità, l'astronauta non ha un tempo semplicemente troppo prezioso da sperperare. Il senso è quando comprenderete che la ISS è una piattaforma di propaganda usata per imprimere credo nei bambini ed eccitare la loro immaginazione. Gli astronauti rispondono alle stesse domande, settimana dopo settimana. I filmati dal vivo contengono sempre problemi tecnici, tagli, modifiche ed effetti panoramici. Ma non si tratta di essere vero o falso. Si tratta di eventi ed affermazioni che vengono mostrate di routine al pubblico, riguarda l'intenzionale e sistematico tentativo di una prova sufficiente, così siete forzati a credere al narratore che racconta delle storie, vi addestrano a convincere voi stessi di qualcosa che è o non è accaduto. Questo è il sistema di bugie dove tutti noi ci siamo nati dentro. Chiunque insinua qualcos'altro non ha alcun indizio.